Iniziamo la conferenza, quindi vi ricordo di accendere i microfoni per la diretta streaming, lasciando anzitutto la parola al presidente Pizza, che vi dà il suo di benvenuto. Presto c'è il microfono sulla la levetta, e prima di dare alcune date eccetera, un saluto da parte tua a tutti quanti. Allora, intanto si sente? Sì. Sì. Allora, vi volevo ringraziare, infatti volevo ringraziare tutti per essere qui con noi, perché comunque al di là che ecco un evento importante, perché daremo delle date, daremo delle indicazioni importanti, poi così presenteremo, faremo conoscere Leandro Cuzzolino, che comunque tutti già conosciamo, anche perché l'abbiamo visto purtroppo da non nella nostra squadra ma come avversario, e adesso invece siamo contenti di averlo con noi. Comunque vi ringrazio, anche perché diciamo che ecco l'orario è un po' caldo, non è mai semplice, tutti lavoriamo, quindi vedo come sempre una bellissima presenza, una sala sempre piena, e quindi questo è un ringraziamento da parte della società, a dimostrazione, come ho sempre detto, che comunque il tifo, i tifosi, il pubblico c'è. Noi siamo molto molto contenti di questo. Io l'ho sempre detto, l'ho detto dopo nella sera della festa per lo scudetto, la spinta che ci dà il pubblico noi non ce la dà nessuno, cioè noi come società ci vediamo, facciamo dei sacrifici importanti, sacrifici proprio di tempo, sacrifici economici, ma proprio sacrifici, togliamo il tempo al nostro lavoro proprio per il pubblico, per voi, quindi fino a quando il pubblico ci sostiene, fino a quando le persone vengono al Palazzo dello Sport, noi lo faremo sempre molto volentieri. Quindi un grazie a tutti per essere qui. Le date, ovviamente preparazione atletica, il giorno esatto è da stabilire e così abbiamo scritto nel foglio, però come riferimento sappiate che non è agosto ma sarà grosso modo inizio settembre, poi magari se ci sono novità ufficiali che sono emerse che tra ieri sera e stamattina potete anche dirle ovviamente voi. Campionato si inizia più tardi. Nonostante il format dovrebbe essere confermato, si inizia sabato 17 ottobre, però non dovrebbe cambiare di molto lo schema rispetto al passato, perché come leggete di seguito la Coppa Divisione invece in questa stagione non verrà disputata, che non vuol dire che è stata cancellata la manifestazione, ma vuol dire che per un anno, in virtù, in conseguenza di tutte le cose legate a questo maledetto Covid, questa stagione non si giocherà per avere più respiro, e quindi il campionato seguirà più o meno lo stesso ritmo, anzi forse ci saranno alcuni infrasettimanali in meno, perché l'anno scorso fino a febbraio si è giocato sempre. Champions League, come tutti sapete, e ovviamente tutti siamo felici, i sorteggi per il main round ma anche per il preliminary round, di cui l'Ital Service non dovrebbe far parte, non farà parte, sono il 2 settembre. Il main round, quindi, in cui sicuramente ci sarà l'Ital Service Pesaro, si svolgerà 22-29 novembre, quindi un po' più tardi rispetto all'anno scorso, e molto più tardi si disputerà, sperando di esserci, l'Elite Round dal 16 al 21 febbraio. Il sogno della Final Four è legato alle date 22-25 aprile, ovviamente siamo nel 2021. Presidente, competizioni, non so se ci sarà la Supercoppa, cosa ha scelto la divisione, se l'ha già ufficializzato, comunque ci sono tante competizioni nazionali e fuori, e quindi la domanda con cui ho presentato la conferenza: ambizioni della società. Ma guarda, le ambizioni, sempre rimanendo molto con i piedi per terra, perché comunque questa è la nostra indole, la nostra qualità, la nostra caratteristica, e non vogliamo perderla, io l'ho sempre detto, lo dirò fino all'infinito. Noi eravamo così in Serie B con questa mentalità, eravamo così in A2, siamo così in A1, siamo così da campioni d'Italia, quindi rimanendo sempre molto cauti e molto accorti, molto attenti. E le nostre ambizioni sono ambizioni importanti, e lo dimostra anche così l'avvicinamento, l'ingaggio di Leandro Cuzzolino. E noi vogliamo, l'ho sempre detto, far qualcosa di importante per la nostra città, per le Marche, per l'Italia. Rappresenteremo per il secondo anno consecutivo l'Italia in Europa, e quindi questo deve essere motivo di orgoglio, però nello stesso tempo ci carica di una responsabilità importantissima. Però rappresentare l'Italia in Europa penso che sia qualcosa di unico, ma soprattutto rappresentare Pesaro, perché come ho detto in un'intervista, mi viene un po' da sorridere, cioè noi siamo una città con circa 90.000, 90-95.000 abitanti, ci
troviamo a competere con squadre di città con milioni di abitanti, perché andremo a giocare con Barcellona, con Inter Movistar, con il Benfica, e questo ci rende molto orgogliosi, tantissimo. Quindi, voglio dire, avremo un occhio importante sul campionato italiano, dove vorremmo fare bene, sia in Supercoppa, soprattutto per il finale scudetto, per lo scudetto, per quelle che sono la cavalcata playoff, ma avere un occhio importante, rivolgere un occhio importante, sperando che Fulvio Colini non veda questa conferenza stampa, in Champions, perché se mi sente. Quindi ecco, le ambizioni sono... Te lo so dire, dice chi è in diretta, quindi lo so. E lo vedi, c'è subito, sicuro. Quindi le ambizioni sono alte, e poi è chiaro, è sempre il campo, no, che poi dice chi ha ragione o chi no, però ecco, noi partiamo con questo obiettivo, ma penso che sia doveroso, penso che sia normale che una società provi a fare bene, poi dopo è chiaro, ci sono stagioni più fortunate, meno fortunate, però ecco, la partenza è questa. Grazie per questa presentazione delle ambizioni, dei sogni, delle idee, dei progetti dell'Ital Service Pesaro. E la stessa cosa domando, e poi magari passiamo anche ad altro argomento, ad un consigliere come tutti, come tutta la società qua presente, fondamentale, perché è un gruppo di lavoro straordinario non solo per la società ma anche come persone, come disponibilità nel lavoro. Uno di loro è Moreno Bordoni, oggi c'è lui con la spilletta al petto e ci piace molto. Moreno, innanzitutto è bellissimo vedere la sala piena, piena dei dirigenti, il capitano che rappresenta la squadra, direttore sportivo, ma soprattutto i ragazzi del settore giovanile. Segno che stiamo entrando nel cuore del territorio, della città, il settore giovanile, il fiore all'occhiello dovrà essere della nostra progettualità. Ma mi sento l'obbligo subito, anche a nome di Giovanni Baldelli, Alberto Pieri, di ringraziare per una giornata che non è così scontata e normale come la giornata di oggi. Giornata in cui parliamo di grandi ambizioni, di futuro, parliamo davvero di presentare uno dei più grandi giocatori del mondo, e tutto questo è grazie alla famiglia Pizza, al nostro presidente Lorenzo, che mette in campo non soltanto la sua potenza da imprenditore, ma mette in campo il cuore. Questa è una società che vive di passioni, del cuore del nostro presidente, di Simona, che è vicino a noi nel gruppo dirigente, e quindi mi sento davvero di ringraziarlo, perché giornate come queste, soprattutto negli ultimi tempi, non sono così usuali nel mondo dello sport. Noi stiamo parlando di primeggiare in Italia, perché è questo che ha detto il presidente, di rimanere stabilmente ai vertici in Italia. Lo facciamo con la rabbia di un virus che ci ha tagliato le gambe proprio nel momento migliore della stagione. Noi eravamo convinti di arrivare in fondo a tutte le competizioni, poi il risultato, come diceva giustamente il presidente, lo decide sempre il campo, ma avevamo tutte le carte in regola per portare a casa dei trofei. Questa rabbia, questa voglia e determinazione la mettiamo in campo nel futuro, perché grazie a un presidente così, a una società così solida, si può pensare davvero, con acquisti come quello di Leandro, che è un orchestrale favoloso, che si va a immettere in un'orchestra che già suonava benissimo ed era guidata magistralmente, perché noi vogliamo stabilmente rimanere nell'elite del futsal italiano, vogliamo portare a casa dei titoli. E poi, per scaramanzia non si dice, perché lo sport vive di scaramanzia, come diceva il nostro presidente, sperando che un attimo Colini si sia scollegato via internet, vorremmo fare meglio di quello che già straordinario abbiamo fatto nella scorsa Champions League, perché rappresentare Pesaro, e non è cosa da poco, in Italia e in Europa con queste ambizioni, io penso che davvero la famiglia Pizza e tutta la società Ital Service possa davvero essere e rappresentare l'orgoglio di un territorio che fa dello sport una ragione di vita. Beh, due interventi del genere per chi si scalda nel cuore guardando futsal, guardando l'Ital Service, onestamente lasciano una certa adrenalina, insomma, che copre anche il caldo e la giornata molto calda. Quindi davvero, davvero grazie Presidente, grazie Moreno per queste magnifiche parole. E ovviamente, visto che è stato sottolineato l'importanza del settore giovanile, c'è un lavoro che sta crescendo anche lì, no, Presidente, in cui c'è Daniele Ortolani insieme ad un nuovo responsabile del settore, che è Francesco Serfilippi, che stanno lavorando alacremente sotto traccia. Sappiamo di numeri di iscrizioni che continuano ad arrivare, hanno fatto i camp. Io, prima di arrivare al Dulcis in Fundo, vorrei spendere due parole per questo lavoro che c'è, perché poi va a raccogliere l'anima della città, le famiglie, i giovani, e quello che poi riempie anche di orgoglio la società, immagino.
Guarda, il lavoro che sta facendo veramente Lele Ortolani con Ser Filippi e tutti allenatori e responsabili del settore giovanile è un lavoro fantastico, è un lavoro stratosferico. Io veramente li dobbiamo ringraziare anche perché lavorano veramente, si impegnano assiduamente giorno, notte e continuamente. Io mi trovo messaggi di Lele Ortolani alle 7 della mattina, ci sentiamo alle 6 e mezza della mattina, quindi questo vuol dire una persona che ha un lavoro e quindi che alle 6 e mezza pensa al settore giovanile, io penso che sia veramente qualcosa di fantastico, quindi veramente un grazie di cuore, e questa è la nostra forza. Io l'ho sempre detto, l'ho detto da quando sono diventato presidente nel 2016-2017, ho detto la forza nostra, la base deve essere il settore giovanile, perché una società, per quanto possa essere importante, per quanto possa essere vincente, che non abbia una forza che viene dal basso, spinta dai ragazzini, non va da nessuna parte. Noi quindi vogliamo spingere ancora di più, i numeri ci stanno dando ragione, Lele l'altro giorno mi parlava di numeri importantissimi, vicino ai 180 iscritti, cioè io penso che il sogno sarebbe arrivare a 200 ragazzini, quindi sarebbe un numero veramente importantissimo, stratosferico, per merito loro, per tutto il lavoro che stanno facendo. Tra l'altro anche il camp che stanno facendo sta andando molto bene nei campi lungo il Foglie, quindi questo vuol dire che è una società che mi piace. Ma poi lo avvertiamo, lo sentiamo, io parlo con tanti genitori, mi dicono che comunque il nostro è un bellissimo ambiente, si trovano bene, sono felici, bravi allenatori, brave persone, quindi questo ci fa enormemente piacere, vuol dire che allora abbiamo tutti la mentalità giusta ed è una mentalità vincente. Bene, 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 bene. Non sapevo che eravamo vicino a quota 200 e quindi miele su miele, molto bene. Daniele è un extraterrestre, Daniele Ortolani, in tutti i sensi. È un extraterrestre nel senso fenomeno, ed è un extraterrestre anche quando scrive messaggi su WhatsApp. Telefono, casa, cioè capito, di più non si riesce. No, è un extraterrestre. Sarebbe stato un giocatore di calcio a 5? Stato preferisco non pensarlo, Press, preferisco sorvolare. Allora dai, questo è lo spirito dell'Ital Service, insomma, gli sponsor lo sanno e do uno sguardo ovviamente verso quella zona. Si scherza, c'è un clima, è così. Questo è l'Ital Service, è una società che sa trattare le cose in maniera aziendale, come un'azienda dove serve, e dove però c'è un clima familiare dove serve. Il clima familiare credo serva sempre dappertutto, questo ovviamente. Aperta e chiusa parentesi. Leandro Cuzzolino, benvenuto ufficiale, lo dico al microfono con un altro applauso perché ci fa piacere. Un altro campione che grazie alla società arriva e si unisce a una lista di campioni di livello pari assoluto, siete veramente un gruppo di campioni straordinari, e benvenuto fra noi. Come si dice in questi casi, le tue prime sensazioni, le tue prime emozioni, come ti ha accolto la città e come ti ha accolto la società? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere qui, sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere. Niente, le sensazioni sono positive. Dopo penso 2 o 3 anni che Lorenzo mi voleva portare qui, penso che ce l'ha fatta. Niente, penso che io mi meritavo questa opportunità, e anche a lui, a Moreno, a Marco e ai dirigenti che hanno fatto tutto il possibile. Penso che niente, è un'opportunità unica per me. Sono molto contento, molto orgoglioso di vestire questi colori, perché per me, niente, vedendo la piazza che Pesaro, è un'allegria gigante, sinceramente. Molto felice Lea 17, e fra l'altro, sempre per portarla anche un po' sul sorriso, ma fino a un certo punto, perché non so quanto scherzasse il presidente, nelle prime interviste, dichiarazioni ufficiali in ordine, ho chiamato io prima il presidente e poi Leandro. Presidente, messaggio, sono contento, sono felice, e poi ci ha fatto, l'ultima delusione grossa ce l'ha data lui, ci ha segnato il gol vittoria in finale di Coppa Italia, quindi adesso deve rifarsi. Giro il messaggio a lui, io lo ammorbidisco un po' per non rovinare i rapporti prima di iniziare, e dico, guarda, il presidente che sarebbe contento se ti rifai del gol subito, e lui dice, sì, a te Leandro, insomma, cercherai di rifarti. Lo so, perché... Quindi le minacce sono arrivate direttamente. Purtroppo appena arrivato ieri ho trovato qua la signora della moglie del Presidente. Quindi il Presidente ha scaricato sulla... Che per anni e anni... Che per anni e anni ho ricevuto delle parole...
Vabbè, però dai, lo scherzando, sport è sì, lo certo. Sport è questo. Un giorno ti ritrovi a insultare un giocatore e al giorno dopo te lo trovi nella tua squadra, quindi ci stavo a... ho accettato e niente, le ho detto che mi farò perdonare in qualche modo. Però arrivano, al di là di questo e niente, l'ho detto a lui appena abbiamo fatto l'accordo che mi farò perdonare per quel gol che tante parole ho ricevuto. La personalità di Leandro. Arrivano tanti messaggi, non è una conferenza stampa banale, ve l'avevo detto giornalisti, insomma c'è da ascoltare cose serie e anche simpatiche. Arrivano messaggi, il primo non è da Pesaro ma forse ci fa anche più piacere perché Stefano Vignaga, leggo i commenti in diretta per rigirarveli, per far interagire il pubblico da casa che mi sembra importante. Grande Leandro Cuzzolino, un saluto dalla curva sud dell'Arzignano Grifo e forza Pesaro. Cioè questo è un altro messaggio che passa, adesso un saluto che ti lascerò parola, però una società dove hai giocato, spesso c'è acredine, scrive ovviamente forza Arzignano, forza e forza Pesaro. Cioè questo è un'altra cosa che ci sì, piace. Sì, sì, ho un immenso piacere perché è stata la mia prima esperienza in Italia, è una squadra che mi ha fatto crescere tanto e vedere questo calore sulla città di Pesaro per me è magnifico. Quindi un saluto grande a tutta la gente arzignano che sarà sempre nei miei pensieri perché è stata la mia prima esperienza in Italia, mi ha fatto crescere come giocatore ma soprattutto come persona. A livello di curriculum parliamo di un ragazzo che ha vinto in Italia uno scudetto, correggimi dove sbaglio, sì. 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane, una Champions League col Montesilvano di alcuni tuoi nuovi ex compagni e ovviamente il titolo di campione del mondo nel 2016 insieme ai nostri Burruto e Taborda, corretto. Bene. E ritrovi alcune vecchie conoscenze, compagni di gioco, il mister, il direttore, e come ti hanno accolto, che sensazioni, insomma, ci hai parlato? Sì, vabbè, bisogna dire che molta gente pensa che essere squadre diverse non ci sono i rapporti. Io con Borruto, con Canal, con Pablo ci parlavo anche durante della stagione, abbiamo un bellissimo rapporto d'amicizia e penso che non c'era niente di male parlare durante le competizioni perché alla fine le squadre cambiano ma le amicizie restano. E con Fulvio non ho cosa da dire perché lo conosco ormai da 10-11 anni e so la persona che è, l'allenatore che è. Non è in diretta, se ti può tranquillizzare. Meno male. Ho controllato. Possiamo pure cancellare. e niente, sì, poi... i ragazzi sono anni e anni che perdo finali contro di loro, quindi non c'ho niente da dire. Onorio, sono 10 anni che perdo le finali, le dicevo ieri contro lui, speriamo che mi faccia portare qualcosa in più. Però penso che come gruppo, parlando con i ragazzi, è un gruppo fantastico e sinceramente penso mi hanno accolto alla grande. Poi non è facile entrare in un gruppo già formato, ma i ragazzi sono... li conosco tutti, sono persone favolose, quindi sarà molto facile per me. Età, curriculum, alcune cose le sorvoliamo perché sennò staremo qua a parlare 2 ore. Viene dalla Spagna, ha giocato nel Levante, è stato protagonista in campionato, nei playoff in particolare. L'abbiamo visto, credo, se non tutti, molti di noi, segnare e sconfiggere il Barcellona. Insomma, lo spauracchio numero uno per tutti e quindi... Tante altre cose che non diciamo in questa conferenza e perché le abbiamo dette nella presentazione, in questa attesa che c'è stata nella presentazione ufficiale. Saluti e messaggi di incoraggiamento anche da tifosi proprio dell'Ital Service Pesaro. Charlie Stecca scrive: benvenuto Leandro e forza Ital Service. E poi ancora ce ne sono altri addirittura dall'Argentina, ci stanno guardando. Una società solida e con persone veramente di cuore, scrive Matteo Catalani. Saluti da Argentina, Anna Maria Scorza Fave, poi Cuzzolino campione dentro e fuori dal campo, un saluto da Pescara, ricordo indimenticabile, forza Ital Service, anche qua si ripete, e scherza Nicolino Troilo, ma chi è Leandro Cuzzolino? E quindi una battuta direttamente sul messaggio, e c'è un messaggio anche da un giornalista, Pietro Santercole di Calcio 5 Live, bentornato Cuzzo. Che esperienza ti porti dal Levante, dove ti ha migliorato la Spagna? Bellissima domanda da giornalista. Hai già vinto la Champions, come si arriva in Final Four?
Speriamo che sempre fuori. Poi ovviamente preparate le domande ai colleghi qui del posto, che vi lascio ovviamente il microfono. Sì, no, come esperienza è stata fantastica e avevo detto a Lorenzo prima di venire qua che era un'esperienza che dopo tanti anni in Italia la volevo fare e non mi pento assolutamente. Sinceramente è stata un'esperienza nella parte di calcio spettacolare, perché ovviamente giochi contro e con i migliori giocatori al mondo, la realtà è questa. Poi come persona ovviamente cresci sempre di più, stare lontano dalla mia casa che era Pescara, che è ancora, e niente, un'esperienza nuova e sicuramente mi ha fatto crescere come persona e vedi tante altre cose che magari quando stai qui non le vedi da vicino. Poi come si arriva a Final Four, sempre speriamo che Fulvio sia scollegato in questo momento. No, parlavo prima con Moreno, è difficilissimo, una salita molto difficile, solo che Pesaro l'anno scorso è arrivato a un minuto quasi di arrivare alla Final Four, penso che ha fatto una stagione e una Champions favolosa come primo anno. Ovviamente rimane quel minuto e mezzo che ti poteva dare quella storica Final Four. Bisogna sicuramente lavorare tanto e non è facilissimo, è una cosa che si deve prima andare fase per fase, perché non è che arrivi subito in Final Four, ci sono tante cose dietro, è molto complicato, però non ci dobbiamo nascondere, ha fatto una squadra per puntare il più in alto possibile, quindi tanto lavoro, tanto sacrificio e vedremo come e sogniamo andare insieme. Diamo il benvenuto ufficiale, ho aspettato di far terminare gli interventi ovviamente, posso dire, la padrona di casa, insomma, dai, è la Mila Della Dora, assessore allo sport di Pesaro, microfono per la diretta streaming, grazie per l'accoglienza, come al solito, squisita e pronti a sognare città e società insieme, insomma. Sì, grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qua perché è un segno di una ripartenza. Abbiamo interrotto il campionato, dico abbiamo perché comunque siete parte della nostra città, siete l'anima, diciamo, sportiva di Pesaro, è stato interrotto purtroppo causa, insomma, emergenza coronavirus. Il fatto di essere qua tutti insieme denota che c'è voglia di ripartire, c'è speranza sicuramente di ripartire. Io saluto Leandro Cuzzolino e ti faccio i complimenti anche per la persona che sei, per l'uomo oltre che per lo sportivo. Abbiamo sentito già dalle tue parole, insomma, il valore dell'uomo che sei, ed è una cosa, una componente fondamentale anche per uno sportivo, perché lo sport insegna a essere uomini nella vita di tutti i giorni, ma anche essere uomini aiuta poi nel mondo sportivo, quindi un uomo con i piedi per terra e col pallone in testa, quindi complimenti veramente a te e complimenti all'Italservice per la scelta che ha fatto in questo giocatore uomo. Venendo a noi, insomma, il 17 di ottobre si riparte con il campionato e quindi il mio augurio è che sia una partenza vera. Si ripartirà a settembre con gli allenamenti. Insomma, mi piace, insomma, essere qua insieme a voi, mi piace tornare alla normalità perché la nostra città è una città che vive di sport, è una città che vuole parlare di sport, cosa che in questi anni con l'Italservice abbiamo fatto. Un saluto a tutti voi, un saluto agli sponsor, un saluto a tutti i dirigenti, a tutte quelle persone che ogni anno e ogni giorno collaborano affinché si possa tenere viva una realtà sportiva. A presto, perché tanto, insomma, è ora di ripartire, c'è voglia di ripartire, c'è tanto entusiasmo. Un saluto a tutti voi e grazie per aver scelto la Sala Rossa per questa presentazione. Grazie mille, assessore. Una domandina al volo. Per il Palapnino Pizza ci siamo per la stagione, che tanti giornalisti lo volevano. Sarà tutto pronto per la stagione regola? A posto, questa era ovviamente una domanda che ci interessava, quella la casa degli sportivi del futsal. E quindi qui ci siamo. Leggo altri messaggi, poi domande ai giornalisti o considerazioni, quello che volete ovviamente. E dunque, allora, ben tornato, l'abbiamo letto. Grande Cuzzo, farei anche lì la differenza, scrive Antonio Barone.
Matteo Santi, altro collega, Cuzzo con un cuore, perché ovviamente è un ragazzo che ha lasciato il cuore dappertutto. Poi facciamo la foto ovviamente ufficiale, la ripresa ufficiale tra poco. Poi è un messaggio in spagnolo, che faccia che tieni, insomma, simpatica, dice Mattias Lara, e quindi un ex compagno. Finalmente Cuzzolino, scrive il tifoso dell'Ital Service Daniele Fiorentini, e poi ce ne sono tanti altri che non riusciamo a leggere. Colleghi, domande, considerazioni, domande, se volete dargli anche voi il benvenuto, vi lascio la parola. Alzata di mano se qualcuno, vai Bea. Beh, come ti ho detto prima, dopo tanti anni penso che io e Lorenzo ci meritavamo questa opportunità, e innanzitutto solo la persona che Lorenzo è stato uno dei pochi, anzi se non l'unico, che quando stavamo in difficoltà, quando stavamo a giocare a Pescara, si è avvicinato a noi e ha provato subito interesse, questo lo voglio sottolineare, e dall'epoca già mi voleva portare qui, quindi questo lo voglio proprio sottolineare. Quindi dopo quell'opportunità non potevo dire di no questa volta, perché altrimenti la moglie veramente mi veniva a prendere a casa per i capelli e mi portava per i capelli. E al di là di quello, sì, penso che era l'ora di venire qua, di fare questa esperienza. Speriamo adesso per tanti anni stare insieme, perché so, ti ripeto, so la piazza che è l'Ital Service, e so la persona che è Lorenzo, la famiglia, tutti i lavoratori che stanno dietro le quinte, che magari non si vedono, che sono tanti e lavorano tanto per questa squadra. Riesci sempre a fare giocatori che sono anche brave persone, non è semplice, quindi non so, hai un'alchimia, hai un... Allora, diciamo questo, intanto sono contento con le parole di Leandro, di Cuzzolino, anche perché noi intanto abbiamo un triennale, quindi per 3 anni sei qui a Pesaro, quindi possiamo... E poi qui bisogna dare merito a Marco Troilo, a Fulvio Colini, diciamo che sono loro che mi indicano i giocatori, quindi chiaramente noi come società siamo molto recettivi, io l'ho sempre detto, io, Giovanni Baldelli, Alberto Piere, Moreno, diciamo che siamo un po' la dirigenza completa con Simona, non interferiamo mai in quelle che sono le scelte tecniche, tattiche del direttore sportivo e dell'allenatore, quindi se mi viene fatta un'indicazione, chiaro, poi conoscendo Leandro, anche perché come ha detto giustamente lui, è dai tempi quando c'era ancora Ramiro che io provavo a portarla a Pesaro, quindi per me è stato quando Marco mi ha detto guarda c'è questa possibilità, con me ha sfondato una porta aperta, quindi bisogna dare onore e merito a Fulvio Colini ma soprattutto a Marco Troilo per la scelta dei giocatori, e sanno benissimo come fare, perché io l'ho sempre detto, i giocatori devono essere forti in campo, ma soprattutto devono essere forti nello spogliatoio, perché uno spogliatoio unito e coeso ti dà quel 15-20% in più, quella forza in più che avevamo quest'anno per essere primi in classifica, per andare avanti, per lottare su tutte le competizioni. Leandro già conosce tutta la nostra squadra, conosce l'allenatore, conosce Marchi, quindi si integra, come ha detto Moreno, in una struttura già oleata. Altre domande? Siamo a posto così con le domande. Altri saluti da internet, bentornato in Italia, Cuzzo regalaci un sogno, puntini puntini, una competizione europea, e va bene, adesso mi fermo qua perché poi dopo se no non smettiamo mai. Vi abbiamo lasciato una brochure, collego il discorso Leandro Cuzzolino con il materiale che vi ho lasciato, una brochure con tutti i numeri raccolti dall'Ital Service Pesaro in questa stagione nei social, nel web sito e attraverso i media collegati direttamente all'Ital Service Pesaro, poi ci sono anche ovviamente gli altri, e sono numeri importanti, e questo può essere anche letto come un collegamento, non dico una risposta ovviamente perché sarebbe presuntuoso, però tra perché l'Ital Service riesce anche ad attirare un giocatore che è andato a giocare in Spagna e poi porta, insomma l'appeal dell'Ital Service è già altissimo, continua a crescere, ci sono anche dei numeri a sottolinearlo, non dico a testimoniarlo. E se non ci sono altre domande, io lascio l'ultimo messaggio di saluto al Presidente, perché mi sembra doveroso, anche Moreno, se vuole dare un saluto ovviamente può farlo, insieme all'assessore ci ha salutati adesso.
adesso e poi facciamo la foto ufficiale con tutta la tavolata davanti con Cuzzolino 17, quindi l'ultimo messaggio, un saluto da parte del nostro. E un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento alle persone che sono venute qua oggi, un ringraziamento ai giornalisti, un ringraziamento a Leandro, ai dirigenti, all'assessore, a Magnarelli che l'ultimo giorno di lavoro insieme. E quindi grazie, ecco, un grazie a tutti voi e speriamo così, la nostra speranza, io l'ho sempre detto, la nostra speranza che abbiamo nel cuore, che così abbiamo costantemente, continuamente, è quella di vedere il Palanino Pizza sempre pieno. Quindi grazie veramente a tutti voi. Volete aggiungere un saluto finale, qualcosa? Ma solo un saluto, rinnovo il ringraziamento al nostro presidente che ci fa vivere giornate così, così belle, e lo voglio vedere questa come una ripartenza, come diceva Mila, perché dopo una stagione così, no, di mesi duri, sia per il territorio, per la società civile, parlare di sport e parlarne a questi livelli è davvero bellissimo, e parlarne insieme al più grande presidente di futsal italiano, è uno dei più grandi giocatori del mondo, insomma io penso che Pesaro ne deve davvero essere molto molto orgogliosa. Grazie. Non so se Mila vuole aggiungere qualcosa, abbiamo salutato adesso, grazie all'assessore, grazie Leandro, grazie a tutti quanti voi per essere stati qua e forza Ital Service!